La Lazio non vince a Milano contro il Milan in campionato da 2019. E pensate, prima di quella partita, l'ultima volta che la Lazio ha vinto un campionato contro il Milan fuori casa era in 1989. Ciao a tutti da Vittorio, benvenuti sul mio canale dove parliamo ogni giorno di Lazio. Quindi se sei un appassionato o un simpatizzante, vuoi semplicemente essere aggiornato su tutto quello che succede nel mondo Lazio, ti consiglio di iscriverti al canale, cliccare la campanella in modo tale che riceverai ogni giorno una notifica su quando caricherò un nuovo video. Se invece vuoi un canale dove parlo di calcio e non di Lazio, ti consiglio il mio secondo canale, Calcio d'Angolo, trovi il link in descrizione. Grazie. Milan-Lazio è una partita molto, molto complicata per la Lazio. Perché la storia ci insegna che la squadra biancoceleste a San Siro fa una fatica enorme a battere il Milan. L'ultimo successo è targato 2019. In quella notte, perché fu Monday night, la Lazio vinse 2-1 grazie al gol di Ciro Immobile e poi nel secondo tempo di Tucucurrea, giocatore che è andato a Milano poi, sponda Inter, dove non ha fatto molto bene. Bene, dal 2019 la Lazio non ha più vinto a Milano contro il Milan. E prima di quella vittoria dobbiamo tornare indietro addirittura al famosissimo autogol di Paolo Maldini nel 1989. Non so che cosa succeda alla Lazio ogni volta che va in trasferta a San Siro a giocare contro il Milan, ma ogni volta c'è qualcosa di strano, ogni volta c'è qualcosa che non ci fa vincere. Lo scorso anno, ve lo ricorderete, Marcos Antonio giocò dal primo minuto, era una Lazio un po' in difficoltà, Cataldi era fuori per infortunio, la Lazio sembrava stanca, partimmo subito malissimo. Ecco, una cosa da non rifare è partire male come lo scorso anno. La Lazio nei primi minuti regalò praticamente il gol al Milan, ve lo ricorderete, calcio da fondo, passaggio di Marcos Antonio sbagliato e poi il Milan ruba palla e va a segnare. Ecco, i primi 20 minuti sono fondamentali. Quest'anno purtroppo abbiamo visto la Lazio partire troppe volte male e poi essere costretta a recuperare, cosa che non ti puoi permettere, soprattutto quando giochi contro grandi squadre. Però anche col Genoa noi abbiamo perso perché nei primi 20 minuti ha segnato Retegui e poi abbiamo fatto difficoltà a segnare. Ecco, contro il Milan una partenza così non te la puoi permettere, devi partire subito motivati, subito concentratissimo, perché altrimenti se vai subito sotto è la fine. Anche perché se apri le praterie al Milan e quelli giocano con Leao ti devastano e quindi devi fare grande attenzione. La Lazio deve giocare una partita accorta, attenta, con ovviamente speciale marcatura per Leao e cercare di giocare il proprio calcio. Romagnoli è un punto di domanda, non perché si è fratturato il naso, perché c'è già pronta la mascherina, ma vedere se il dolore è così forte che non gli consente di giocare. Ovvio che perdere Romagnoli sarebbe un bel problema per la Lazio, perché saremmo costretti a giocare con Casale Patrick, coppia centrale. Abbiamo già detto più volte, alla Lazio mancava un difensore centrale forte da mettere in panchina, la prima alternativa è Patrick, la seconda è Hila, che finora non ha giocato neanche un minuto. Però la Lazio deve cercare di prendere possesso del centrocampo. L'arma vincente, secondo me, sarà chi avrà il maggior possesso di palla. Il Milan è una squadra che ama gestire il pallone e cercare il pertugio giusto. La Lazio dovrebbe cercare di fare lo stesso, ovvero avere possesso palla, girare il pallone e cercare di sfruttare i nostri esterni. Ci si domanda, giocherà Rovella ancora titolare dopo l'ottima prova contro il Torino o tornerà in campo Danilo Cataldi? A centrocampo abbiamo tanti punti interrogativi, sentiremo per la terza volta consecutiva Camada parte titolare, ma poi nelle prime due non è partito titolare, quindi mi chiedo se ancora una volta Maurizio Sarri preferirà Vecino a Guendouzi e Camada. Anche Guendouzi è in bilico per un posto da titolare. Credo che Luis Alberto sarà titolare ancora una volta. Là davanti, immagino il trio sarà quello che è sceso in campo contro il Torino. Ma onestamente, non sono importanti i nomi, ma è importante come la Lazio giocherà questa partita. Bisogna essere cattivi, bisogna essere concentrati e soprattutto la grande differenza è sfruttare le chance. Quando giochi fuori casa contro una big come Milan, non ti puoi permettere il lusso di sbagliare una grande occasione. Contro il Napoli è l'esempio perfetto. La Lazio ha vinto contro il Napoli, ha praticamente fatto due tiri in porta, due gol. Ecco,
Le squadre forti sono quelle che se hanno due chance le buttano dentro. È vero, poi col Napoli la Lazio segnò altri due gol, eccetera, eccetera. Contro il Milan, però, sai che se hai una grande chance e la fallisci, rischi di non portare a casa la partita. Per cui gli esterni e Ciro Immobile, che credo partirà titolare anche contro il Milan, hanno una grande responsabilità, ovvero quello di convertire in gol le poche chance che avremo, perché non ci dobbiamo aspettare una Lazio che travolgerà il Milan, una Lazio che avrà 5, 6, 7 chance importanti, ma verosimilmente ne avremo 2, 3 e le dovremo sfruttare. Ecco, la grande differenza è che la Lazio deve sfruttare le occasioni e concederne pochissime al Milan, perché sai che se al Milan ne concedi 3 o 4, è una la buttano dentro. Per cui la Lazio deve fare una partita molto accorta, senza concedere tanto al Milan e cercare di sfruttare quelle occasioni, perché abbiamo visto che il Milan di Pioli qualcosa ti concede. È una squadra che ama sbilanciarsi, che ama attaccare, e quindi qualche occasione ce l'avremo. E per questo saranno fondamentali Zaccagni e Felipe Anderson, che devono cercare di vincere quell'uno contro uno e creare superiorità numerica. La domanda che mi faccio è: giocherà Lazzari? È una domanda interessante, perché sappiamo che il Milan spinge bene sulle fasce e Lazzari fa difficoltà nella fase difensiva. Io mi aspetto Isai e Marusic per spostare Marusic sulla fascia destra per prendere Leao, che è forse il giocatore più pericoloso di questo Milan. Però sarà una partita importante dove veramente la Lazio non deve sbagliare niente, perché se sbagli una cosa difficilmente porti a casa il risultato. E tu che ne dici? Scrivimi qua sotto. Prima di andartene, ti posso suggerire questa playlist da vedere, perché se ti è piaciuto questo video la troverai sicuramente interessante. E prima di andare via, ti prego, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, a te non costa nulla, a me aiuta tantissimo a crescere il canale. Ci vediamo dopo, post partita, con il video commento di Milan Lazio.